Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, oggi sarà un video get ready ma molto più semplificato, perché ho deciso di registrare questo video con la base viso già fatta e con le sopracciglia già fatte. Quindi noi ci concentreremo insieme nel make up occhi. Ho acquistato, chi mi segue su Instagram bene o male ha già una anticipazione, un piccolo spoiler, ho acquistato la mini gold di Natasha Denona, ovvero lei, che è una palette veramente fighissima. Allora, colori molto insoliti per me, perché comunque io non sono abituata assolutamente ad usare questi tipi di verdi, questi tipi di colori, cioè proprio no, non sono proprio nella mia portata. E in realtà credo che infatti intitolerò questo video così: solo Natasha Denona poteva riuscire a farmi truccare di verde o a convincermi di usare questi colori. Allora, la palettina è questa qui, vedete, ci sono tutti questi colori bellissimi veramente. Questo è anche tipo un duochrome, questo è un luminoso spaziale, questo è un opaco e questo è un leggermente satinato. Sono colori veramente insoliti, ma che su Instagram, quando vi ho postato la foto del primo make up che ho fatto, vi è piaciuta da morire. Anche voi vi piace il mio make up, anche se oggi ho una variante e vi spiegherò tutto all'interno del video, ma se siete come appunto Natasha Denona, che avete messo like al mio post di Instagram, lasciatemi anche voi un like, e se vi va, per supportarmi, iscrivetevi al canale, perché sapete che a voi non costa niente farlo, ma a noi, oltre a farci piacere, aiuta anche un po' un attimino a far girare il video e a crescere un po'. Vi lascio alla realizzazione del make up occhi e labbra ovviamente, ma il focus principale è ovviamente sugli occhi, e noi ci vediamo a fine video. Voglio provare insieme a voi ovviamente lei, che è la nuova palette di Natasha Denona. Allora, io l'ho già provata una volta. La foto che vi ho messo su Instagram vi è piaciuta tantissimo, mi avete lasciato veramente un sacco di a parte mi piace, ma proprio dei commenti dove proprio mi avete stupito, perché a tutti era piaciuto quel trucco. E sapete, è arrivata da Sephora, e quindi se vi piacciono questi colori o se volete osare con questi colori, prendetela ad occhi chiusi, perché ha una texture, è una formula che veramente io non ho mai trovato in nessun ombretto. Cioè, nessun tipo di ombretto è così luminoso, così duraturo, così sfaccettato, così strepitoso. Cioè, proprio c'è poco da fare. Cioè, io credo che per usare questi colori solo Natasha poteva convincermi, perché mai nella vita avrei pensato di comprare una palette con queste colorazioni, ma soprattutto di usarla, perché è la cosa più importante. Tra l'altro, piccolo spoiler tra virgolette, io non so chi gestisce il suo profilo ovviamente, ma quando appunto l'ho taggata col make up che ho fatto su Instagram, ho ricevuto appunto mi piace, infatti tipo ve l'ho condiviso, perché io ero tipo in adorazione, settimo cielo, quindi la cosa mi ha fatto veramente tantissimo piacere. Ovviamente so che non sarà lei, cioè mi sono gasata tantissimo per niente, però sicuramente appunto sarà qualcuno del suo staff che gestisce il suo profilo, non lo so, però ricevere quel mi piace per me è stato veramente tipo tantissimo. Allora, sono indecisa se ricrearvi quel look che appunto vi era piaciuto tantissimo, o se giocare tra virgolette, sperimentare qualcosa di diverso. Perché? Perché io volevo usare anche questo ombretto liquido qui di Primark, che praticamente quando io l'ho visto l'ho diciamo associato immediatamente a questa palette che sapevo che avrei comprato, perché se ci fate caso sono colori che appunto stanno veramente benissimo insieme. Quindi direi, nel caso chi non mi segue su Instagram, vi faccio vedere la foto incriminata, la foto appunto del make up che vi è piaciuto tantissimo a chi mi segue di là, ve la posto qui. E direi appunto di sperimentare qualcosa di nuovo e giocare appunto anche con l'ombretto liquido di Primark e vedere cosa ne esce fuori. Allora, partiamo subito per prima cosa, come sempre, dal primer. Vado ad usare questo qui che ho usato anche l'altro giorno per l'altro make up, che è il primer di Essence che si chiama You Better Work, che in realtà appunto è un primer anche waterproof, che io amo, mi piace tantissimo, e questo va
a sostituire tra virgolette il mio preferito di Smashbox. Diciamo che è la versione un po' più low cost, ovvio che non si può paragonare nei minimi dettagli, però questo mi piace tantissimo. Tra l'altro io ora dovrei uscire, dico dovrei perché vediamo ora quando finisco di registrare questo video se intanto non si mette a piovere, perché sennò è una cosa che posso rimandare tranquillamente anche a domani e quindi non importa insomma fare le corse oppure uscire sotto l'acqua, che sinceramente anche no. Non vedete Iki questa volta perché è di là che dorme, sta facendo il suo sonnellino pomeridiano, chiamiamolo così, perché appunto lui è abituato a dormire il pomeriggio, mentre la notte non dorme un cavolo. Quindi gira per la stanza, gioca con i suoi giochi, tra l'altro anche mi riallaccio a questo discorso, vi adoro perché mi avete scritto in tantissime, facci vedere Iki più spesso, facci vedere Iki eccetera eccetera, e lui in realtà è antisocial perché non è sempre possibile fargli una foto oppure fargli tipo un video, perché appena vede che ti avvicini col telefono anche di nascosto lui sparisce. Quindi per quel make up io ho usato anche la palette questa qui di Pixi, ovvero la Natural Beauty, che è questa palette dai toni un po' più freddi in realtà, che io amo alla follia perché è una palette veramente da tutti i giorni. Guardate questa gialla come l'ho bucata, cioè veramente è bucatissima, e infatti la foto che vi ho messa era con questa, la palette di Natasha Denona. Allora, come prima cosa vado a prendere sicuramente il colore più chiaro per andare proprio così a fissare il primer in un certo senso e dare maggiore sfumabilità agli ombretti, proprio messo insomma così come viene. La vado a prendere anche questo colore qui, che è quello che ho usato anche l'altro giorno, questo marroncino opaco qui. Allora, dovrei avere lo stesso pennello già sporco, così infatti non sto a lavare 3000 pennelli per l'appunto, ed è credo questo qui che avevo usato, che è un pennello vecchissimo, boh, non mi ricordo neanche di chi è. Comunque questo, vado a scuotere un po' l'eccesso di prodotto, e vi dicevo appunto Iki è proprio antisocial. Tra l'altro vabbè, io non ve ne ho parlato perché comunque non è che sto qui magari a dirvi tutto nel dettaglio, forse con qualcuno di voi su Instagram ne abbiamo parlato. Ultimamente Iki ha avuto un sacco di problemi col mangiare, nonostante questo mangiare era quello che appunto gli avevano dato dall'inizio l'allevatore dove l'abbiamo preso, quindi in realtà appunto era proprio il suo, quindi però si vede che crescendo, perché adesso ha fatto un anno, quindi inizia a essere insomma un po' più adulto e non più cucciolo, si vede che qualcosa appunto gli dava fastidio, e abbiamo dovuto un po' col veterinario cambiare mangiare e starci un po' dietro, perché ha iniziato insomma a avere un po' di problemi. Per fortuna devo dire pochi intestinali, ovvero di vomito eccetera eccetera, che è brutto da dire ma è così. E più che altro lui ha avuto problemi, cioè nel senso lui ha si è creato questa cosa tra virgolette mentale, perché poi fondamentalmente appunto non è una cosa fisica ma mentale, dove praticamente si gratta di continuo, perché tipo come se si facesse tipo dell'autolesionismo, mettiamola così, perché in poche parole lui soffre il fatto di stare solo quando per esempio noi siamo a lavorare, ed è una cosa che proprio lo manda in bestia, perché è abituato a stare comunque con noi, e quindi scusate le notifiche arrivano tutte ora ovviamente, e quindi appunto lui quando noi non ci siamo inizia tipo a leccarsi, inizia a mangiucchiarsi praticamente le zampe, finché si è portato via praticamente il pelo ed è rimasto questa sorta di irritazione, chiamiamola così, ecco, come ha detto anche il veterinario. Devo dire che adesso gli abbiamo usato uno spray anche sotto consiglio dell'allevatore, insomma vado a prendere questo pennello che è sempre sporco del suo ombretto, e prendo questo colore qui che è il colore diciamo più scuro della palettina per metterlo nella parte esterna, stando però un attimino un po' più bassa, cercando di stare appunto un po' più bassa.
E quindi vi dicevo, lui in un certo senso praticamente tipo come se si fa del male perché non vuole stare da solo. Purtroppo quel poco tempo che rimane da solo deve starci perché non possiamo fare altrimenti, perché seppur io faccio lavoro part time e quindi di solito a mezzogiorno sono a casa, anche se io vado via la mattina presto, purtroppo quelle poche ore, ma comunque deve rimanerci da solo, quindi non c'è altro da fare sinceramente. E il problema è proprio questo, perché appunto lui invece non vuole stare assolutamente da solo, nonostante noi lo lasciamo in casa e con tutti i suoi giocattoli eccetera eccetera. Però purtroppo abbiamo passato dei mesi un po' critici con lui. Noi pensavamo che era il fatto che appunto era cucciolino tra virgolette, chiamiamolo così, e quindi doveva diciamo un attimino ambientarsi, invece in realtà la cosa è durata un bel po'. Adesso sta molto meglio perché comunque non ha più, cioè ha diciamo sì un po' ancora qualche problema alla cute, però insomma non tantissimo, ecco, diciamo che si gratta meno, si mordicchia meno, insomma su questo direi che siamo a buon punto, però ancora non è del tutto passata la cosa perché appunto persiste questo problema. Comunque, a parte Iki, che comunque insomma sì è importante, però non vi preoccupate, sta tutto, cioè è tutto a posto, quindi non c'è nessun problema adesso. Vado a prendere questo colore qui, che praticamente è questo verde qui, questo verde salvia, chiamiamolo come volete, con un pennello un po' più grande, lo vado a mettere semplicemente qui, nella parte qui alta della sfumatura. Eccolo che arriva, è arrivato, ora lo vedete qui sotto di... Ah no, aspettate, ce l'ha con la palette, quindi ora è momento palette, però finalmente è arrivato, infatti si è svegliato dopo un bel po' comunque. Faccio la stessa cosa nell'altro occhio. Adesso comunque vi dicevo, col mangiare nuovo insomma la situazione cambia, gli abbiamo dato un mangiare che è un po' tipo per quelli intolleranti tra virgolette, levandogli anche un bel po' di cose, e quindi vediamo insomma come andrà la situazione. Vado a prendere questo qui, che è il colore più chiaro della palette, lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare come ho fatto l'altro giorno, e stando appunto un po' anche più bassa per ammorbidire la sfumatura, che in realtà non è un colore d'arcata sopraccigliare perché è parecchio scuro come potete vedere, però preso a piccole dosi come dico io, allora si può andare appunto ad usare. Nella foto che appunto vi ho messo già sicuramente del mio make up, eccolo qui, avevo messo poi quest'altro colore e questo qui insieme, quindi questi due, uno nella parte più finale e uno nella parte insomma centrale iniziale del mio occhio. Oggi invece andiamo a variare e appunto andiamo ad utilizzare l'ombretto, questo qui di Primark, che è un verde con tutti questi 3000 riflessi, che ora magari ve lo faccio vedere sbocciato qui perché lì non rende proprio secondo me nel tubetto. Eccolo qui, guardate che meraviglia, cioè è proprio un duochrome che secondo me insieme all'altro poi come punto luce ci sta da Dio. Allora questo qui ne andiamo a prelevare pochissimo proprio con il suo applicatore e l'andiamo a mettere proprio qui nella parte finale dell'occhio. Wow, guardate qui, cioè è bellissimo, lo mettiamo proprio tutto qui, e qui nella parte iniziale poi andremo a mettere un altro colore. Faccio la stessa cosa anche ovviamente nell'altro occhio, però cioè io vi farei vedere dal vivo i riflessi perché sono qualcosa di eccezionale. Ok, andiamo a sfumare leggermente con un pennellino. Io è la prima volta che uso questo colore verde perché avevo usato di Primark gli altri, ma questo verde ancora non l'avevo usato, proprio per provarlo insieme a voi con questa palettina. E poi invece prendiamo la palettina e andiamo a mettere questo verde qui, questo vedete bellissimo, super mega riflettente, lo mettiamo invece con
nella parte appunto iniziale. No vabbè, guardate qui che meraviglia. Ora ve lo faccio vedere anche meglio, perché magari così non rende. Cioè guardate che meraviglia. Allora andiamo ad aggiustare un attimino la sfumatura, perché voglio intensificare un attimino la parte finale dell'occhio, e vado a prendere sempre appunto questo qui scuro che abbiamo usato all'inizio, ma proprio pochissimo, giusto per definire un pochino meglio. Iki molla la palette, ecco, Iki è concentrato qui con la palette di Pixi, ha detto che la prova anche lui, quindi è buon gustaio il mio cane. E poi vi volevo dire un'altra cosa. Allora io non sono sicura quest'anno che riuscirò ad aprire sempre il calendario dell'avvento insieme, come facevo tutti gli anni su Instagram, nelle stories praticamente, che aprivamo tipo giorno per giorno il calendario, perché molto probabilmente andremo via qualche giorno e quindi non sono sicura di, tra virgolette, darvi questa continuità. Però adesso vediamo, perché ancora non abbiamo deciso le date precise, anche se in realtà sarà sicuramente per l'Immacolata che dovremmo andare via. Andiamo a prendere semplicemente, solo per dare giusto un attimino diciamo di luce in più, questo qui di chiaro di Pixi, questo. Andiamo a alleggerire un pochino qui, come ho fatto l'altra volta nell'altro make up, per creare un colore diciamo un po' più chiaro, più illuminante. Nell'altro trucco che avevo fatto l'altro giorno, avevo messo anche qui sotto nella rima inferiore la matita nera, che è questa qui di Hourglass, che è praticamente una matita in gel meccanica la chiamano, però è una matita che nella parte interna dell'occhio, cioè, dura veramente tantissimo. Faccio la stessa cosa comunque come la sfumatura degli ombretti che ho usato prima, quindi vado a prendere questo colore scuro sempre della palettina della Denona, questo qui, e lo vado leggermente appunto a fissare sotto insieme alla matita. Così. E vado a farlo anche dall'altro lato, ovviamente, la stessa cosa. Prendo questo qui, l'oro chiaro, e lo vado a mettere proprio nell'angolo interno per dare continuità con la sfumatura. Ok, ha fatto un po' di fallout, un po' gli ombretti nell'insieme, non so se si può vedere qui. Andiamo a mettere il mascara, che io userò sempre il Last of the Day di Essence, che sapete essere il mio mascara preferito in assoluto. Ho fatto solo una passata di questo perché vado a mettere un altro mascara che mi piace, perché allunga ancora di più le ciglia e dà super mega volume. Sto parlando del mascara questo qui di Astra, che è il Subliminal Mascara, e questo mi dà ancora maggiore volume. Secondo voi posso finire un video senza che Iki si fa vedere? Ovviamente, quindi lascerò anche questa parte. Che c'è, amore? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è?
piace. L'altro giorno nel make up che appunto vi avevo postato su Instagram avevo questa combo labbra, ovvero questi due prodotti che sono la matita di Kiko della Sicilian Knots, che è la numero 02, quella nude un po' marroncina, e il l'ultra matte liquido lipstick Le Chocolat di L'Oreal, questo qui. Nel colore 848 Dose of Cocoa, che sa praticamente di pan di stelle, ed è una combo che a me piace da morire. Non posso rimettere la solita perché nel frattempo la matita di Kiko, come potete vedere, è finita. Non so se si può vedere, ma è finita, quindi la devo andare a ricomprare. Quindi in questo make up opto per un'altra variante labbra, ovvero la matita, questa qui sempre di Gigi Hadid, questo nude qui, che mi piace tantissimo, di Maybelline in collaborazione con Gigi Hadid, che sapete che io la uso sempre, ve l'ho fatto vedere anche in altri video. Quindi intanto andiamo a mettere lei. Ok, non riesco a mettere la matita. Ce l'ho fatta a contornare le labbra perché con Iki è un'impresa. Quando dice che deve salirmi qui dove registro i video e interrompermi, lui lo fa senza nessun tipo di problema. Messa la matita, vado a mettere questo qui che fa parte del set, quello che vi ho mostrato nel video haul di Primark, quello Diamond, quindi con tutti i rossetti liquidi con la forma appunto nel tappo di un diamante, che diciamo rievocano un po' quelli di Fenty Beauty. Questo è il colore Blizzard, perché comunque nel set, che il set è questo qui che vi ho fatto vedere, eccolo qui, ci sono fortunatamente nomi, cosa che Primark di solito non mette mai. E questa è la combo dei due prodotti, che è molto molto simile a quella che avevo usato appunto nella foto. Questo era il risultato finale. Ci vediamo appunto al prossimo video. Aspetto di sapere la vostra. Un bacio, ciao!